Non c'è un pianeta B, il tempo per salvare la Terra è scaduto, l'onda dei 20.000 di Padova ne è consapevole, tocca a ciascuno, dal basso, prendere l'iniziativa adesso. Ci sono delle persone adulte che stanno distruggendo il pianeta in cui viviremo noi e non in cui viviranno loro, e l'importante è portare la consapevolezza di questo e muovere le generazioni più piccole. Dalla stazione, passando per il Liston, tra i 20.000 padovani dello sciopero globale per il clima ci sono soprattutto studenti delle superiori e universitari, non molti, pochi bambini con insegnanti e qualche genitore. Quando il corteo passa tra il municipio e il palazzo del Bo, tutti devono sapere. Una reale politica morale compatibile con il clima e con, diciamo, l'ecosistema, e un fare quotidiano che deve essere compatibile con quello che è, diciamo, il nostro ecosistema. Qualcuno invece nel tempo ha fatto danni, ne paghiamo le conseguenze, dicono i 20.000. Ormai è già troppo tardi e ho paura di trovarmi, non so, 70 anni, 80 anni e dover spiegare male ai miei figli e che mi chiederanno: ma non si poteva fare qualcosa? E dirgli: sì, si poteva, ma nessuno ha fatto nulla. Le ragazze si sono truccate con due segni di verde sulle guance e cantano: più eco, meno spreco, più eco, meno spreco, più eco, meno spreco. Non ci rendiamo conto del pericolo che può causare la plastica sia al mare e agli abitanti del mare e agli abitanti delle foreste. Uso sempre meno plastica. E le bottigliette di plastica cerco di non usarle, uso quelle comunque che possono essere riutilizzate ogni giorno. E sì, faccio la raccolta differenziata ovviamente. Testa ed entusiasmo, i giovani arrivano in prato, trasmettono coraggio e voglia di fare. Qualcosa, anzi molto, deve cambiare. Vedete qui intorno a me è pieno di gente, ci sono tantissime persone. Se ognuno di noi fa un piccolo gesto, un nulla, si possono davvero cambiare le cose, senza cambiare governi, senza un'azione radicale.